un lancio di aereo con catapulta da bordo dell'incrociatore Eugenio di Savoia. Questa difficile ripresa, eseguita da un nostro operatore a bordo dell'aereo, è la prima del genere che sia stata fatta. L'aereo, piazzato sul carrello di lancio, viene fatto retrocedere con dei cavi azionati elettricamente. Poi viene agganciato a mezzo di una barretta di rame. Quando la pressione dell'aria compressa del propulsore è giunta al massimo, la barretta si spezza e l'aereo viene proiettato in avanti. In soli 40 metri, la catapulta imprime all'apparecchio una velocità di 125 km all'ora. L'operazione è difficile e delicata. Tutti sono attentissimi alla manovra. Il pilota è pronto.